Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlo dei prodotti finiti Mangiarecci. Abbiamo la scatola, cioè la scatola, la borsa pienissima, quindi direi di iniziare subito. Ma premetto una cosa, sono vestita uguale, ho cambiato soltanto il rossetto perché oggi avevo un po' di tempo e ho pensato di girare un po' di video. Poi è sorto il sole e quindi abbiamo cambiato rossettino, l'ho messo un po' più primaverile, che quello di prima era un bel scurone perché diluviava. E quindi avevo pensato di truccarmi così, ma bando alle ciance e veniamo ai prodotti Mangiarecci. Allora, pesco a caso come sempre, anche questo mese ne ho finiti tantissimi e ci tengo a mostrarvi queste cose in video perché trovo che siano delle cose carine e sfiziose che magari non tutti conoscono, non tutti hanno provato, magari non si fidano a provare per via del costo. E quindi ho pensato appunto di mostrarvele, magari vi può fare piacere. Alcune cose mi sono piaciute molto e quindi ci tengo a mostrarvele. Ma veniamo subito ai prodotti. Fatemi sapere tra l'altro qua sotto se vi piace questa tipologia di video. A me piace molto vederla in giro, quindi ho pensato di riproporvela. Allora, il primo prodotto è questo succo che ho consumato un po' di mesi fa, quando avevo fatto un periodo diciamo dieta, ma non dieta dimagrante, ma dieta togliendo tutta una serie di cose che mi stavano dando dei problemi. E quindi attraverso una nutrizionista mi sono fatta consigliare e abbiamo fatto diverse prove togliendo e mettendo alcuni alimenti per vedere come il corpo reagiva. E quindi ho acquistato questo succo, questa spremuta al 100% tropicale, con appunto. Adesso non mi ricordo quanta percentuale di frutta, ma parecchia, perché ha appunto il 50% di succo d'ananas, il 30% di succo d'arancia, poi abbiamo una purea di mango all'8%, la purea di guava rossa al 6,5% e la purea di banana al 5%, quindi direi che è bella ricca, e da 750 ml. Allora, questo succo, devo essere sincera, l'ho acquistato in due o tre. Diciamo gusti, perché mi sembra che c'è il succo d'arancia, questo tropicale e un altro che adesso non ricordo. Questo è il mio preferito, che penso che riacquisterò adesso quando inizieranno i grandi caldi, perché iperdissetante vi fa molto bene, soprattutto non contiene diciamo zuccheri aggiunti. E avendo solo frutta a me andava benissimo, io ho dovuto appunto per un periodo eliminare lo zucchero normale. E utilizzavo quello di canna e quindi avevo cercato dei succhi di frutta che fossero appunto che ci fosse presente solo il succo. Mi era piaciuto tantissimo, ve lo consiglio. L'unica cosa, appunto, è il prezzo è un po' più caro di un succo normale, soprattutto perché non è da 1 litro. Però appunto per togliervi uno sfizio e tutto, secondo me è ottimo da provare. È della linea Fior Fiore della Coop. Non so se l'avete mai provato, questa è la tipologia ed è buonissimo, quindi super consigliato. Poi l'altro prodotto, o meglio prodotti, perché ho tenuto di uno solo il coperchio e dell'altro gusto la confezione per farvela vedere, sono questi due yogurt che abbiamo consumato anche questi da almeno un mesetto circa, se non anche un mese e mezzo. Sono della linea, sono due yogurt. Uno alla stracciatella e uno all'albicocca della latteria sociale Meran, senza glutine, che abbiamo trovato appunto alla Coop in offerta. Era in super offerta e quindi abbiamo preso i due gusti che c'erano in quel periodo. Perché quello che ho notato è che non trovate sempre gli stessi gusti, soprattutto a livello di frutta. Cambiano molto, tipo adesso ho visto che alla Coop c'è il frutto, mi sembra la fragola, quando l'avevamo preso noi c'era l'albicocca e quindi vanno un po' a periodi. Allora, normalmente costa sui 2,99 euro se non sbaglio a confezione da 1 chilogrammo. Quella volta lì abbiamo trovato tipo una super offerta a 1 euro, 1 euro e qualcosa e quindi l'abbiamo subito presi e sono veramente buonissimi, non posso che consigliarveli perché sono veramente buoni. Cremosi, veramente gustosi, anche quello alla frutta sentite proprio il gusto del frutto e
Quindi iper consigliato, ovviamente ve lo consiglio se lo trovate in offerta, io quando li trovo in offerta grandi così ne prendo un po', ovviamente tenendo conto della scadenza, ma comunque hanno una scadenza che è abbastanza duratura, e noi li mangiavamo appunto all'interno di, mettevo in un bicchiere o qualcos'altro, visto che è molto grosso, e a volte ci aggiungevo dei cereali o della frutta rispetto quello che avevamo in casa e di quello di cui avevamo voglia, e sicuramente le riacquisterò adesso nel periodo, quando inizia il periodo caldo, perché non amo più bere cose calde, quindi magari elimino caffè, elimino l'orzo, il latte, il tè, le tisane, tutte queste cose qua, e di solito parto con le grandi macedonie, gli yogurt, i frullati, queste cose qua. E questo è iper consigliato, se lo trovate è veramente ottimo. Entrambi i gusti, quindi non ci sono delle grosse differenze. Entrambi i gusti sono molto buoni, lì sta un po' a voi, rispetto a quello che vi piace. Poi, di questi vado abbastanza velocemente perché sono i biscotti di Vella chiamati grottoli che avevo trovato qualche mese fa al Lidl, adesso non mi ricordo se era sotto Natale o a gennaio, era una partita, diciamo così, edizione limitata. Avevo preso sia questi che quelli integrali, ma quelli integrali li avete già visti nel video precedente dei prodotti finiti Mangerecci, che vi lascio nella in alto e nell'info box. Se siete curiosi di saperne di più, questi ve li avrei messi inseriti nei prodotti preferiti appunto di gennaio, ma il video non è mai andato online perché ho avuto dei problemi di caricamento e boh, vediamo, magari ve lo inserisco poi in qualche altro video, quella parte di video di gennaio se riesco. In ogni caso mi sono piaciuti tantissimo, non sono per nulla pesanti, sono molto buoni, hanno le gocce di cioccolato quindi sono anche un po' golosi. E ve li consiglio, a me sono piaciuti tanto, soprattutto per chi non sopporta tanto i biscotti troppo burrosi, sono abbastanza digeribili. Sono più buoni quelli integrali che avevo preso sempre di questa linea, ma anche questi ve li consiglio molto. Poi vi parlo di questa tisana. Allora, questa tisana l'ho presa al Lidl, è della linea Bio Herbal Infusion. Nel video prodotti finiti di qualche tempo fa, che vi lascio sempre nell'info box, troverete un'altra tisana del Lidl, ma non di questa linea. Quindi se siete curiosi anche là ci sono delle tisane. Allora, di questa mi sono trovata molto bene, è piaciuta tantissimo al mio ragazzo, perché a lui piacciono molto queste tisane un po' appunto erbacee. Allora, io di questa linea ho preferito di più la Fruit Infusion, che è fatta allo stesso modo, semplicemente appunto ci sono dei frutti qua disegnati, c'è scritto Fruit Infusion, è della stessa linea, e alla Lidl rispetto a questa linea Bio Trend hanno proposto questo gusto qua Herbal e poi quello Fruit. Io preferisco quello Fruit perché mi piacciono di più le tisane fruttate, però anche questa è molto buona. Questa ve la consiglio per la digestione, quindi magari dopo cena, perché aiuta appunto a digerire, da drenante e vi aiuta appunto ad addormentarvi perché ha comunque tutta una serie di prodotti, piante che vi aiutano appunto a rilassare lo stomaco, a avere questa buona digestione e a rilassarvi appunto. Quindi questa è consigliata per la sera. La Fruit è molto buona sia per la sera, anche quella per la digestione, però ha un gusto più fruttato, più dolce. Quindi va un po' secondo i propri gusti, però per il prezzo che ha costa circa 1 euro, anche meno forse, ve la consiglio perché è veramente buona. Io tra l'altro queste qua le tengo d'occhio perché ogni tanto vanno in offerta e me le prendo perché sono veramente buone. Questa, se siete curiosi di sapere di che cosa è composta, ve lo dico subito. Allora abbiamo rooibos, melissa, camomilla, citro engrass, non so cosa sia, penso sia qualcosa tipo limone, menta piperita, foglie di mora, verbena, melissa, tiglio e finocchio. Quindi per questo è anche molto buona per chi soffre ad esempio di colite perché vi aiuta a assorbire i gas intestinali, quindi per me è ottima, ve la straconsiglio. Poi l'altro prodotto che mi piace tantissimo, allora io sono un po' viziata in questo senso, facciamo una premessa. I pisellini come verdura non li amo molto quelli che sono
diciamo troppo grossolani, sono un po' come i bambini, adoro i pisellini della linea Finissimi e quindi prendo sempre questi qua che sono un po' più costosi della Findus, che dicono appunto essere la parte migliore del raccolto perché diciamo sono quelli un po' più fini e quelli un po' più gustosi. Sono belli croccanti, non si sfaldano e sono un po' più costosi degli altri marchi che troviamo in giro, però mi è piaciuto tantissimo. Costano circa sui 3,99 € e all'interno troviamo 850 grammi. A me dura un bel po' di volte e quindi ve li consiglio. A me sono piaciuti tantissimo e penso di ricomprarli. Tranne nel periodo in cui appunto mio nonno li ha nell'orto, allora tendo a raccogliere quelli lì, però rimangono un po' più grossolani, quindi mi piacciono un pochettino di meno, però essendo che sono ancora più naturali, ovviamente li mangio volentieri. Poi un altro prodotto che ho ottenuto, voi direte, ma perché tiene le confezioni di pasta? Ecco spiegato il perché, perché mi è piaciuta tantissimo. È la pasta integrale molisana, questa allora era, che formato era? I fusilli. Allora, a me questa è piaciuta tantissimo, rispetto a tanti tipi di paste integrali che normalmente si trovano in giro, adesso è un po' tutta cartocciata, ma comunque se la trovate in giro la riconoscete sicuramente. A me questa è piaciuta molto di più perché è meno dolce della Barilla, rimane bella compatta, cioè composta, non tende a scuocersi facilmente. E appunto non è tanto dolciastra. Secondo me è un'ottima pasta integrale, ha un prezzo un pochettino più alto della Barilla o di altre tipologie di paste integrali, però a me piace tantissimo. Adesso c'è tutta una, diciamo, polemica rispetto ai grani utilizzati da alcuni marchi famosi. Io mi sto informando un po', quindi se qualcuno è già informato e vuole farmi sapere qua sotto qualcosa, sono felice di leggere un po' di articoli, però io questa comunque, a prescindere dalle polemiche, da tutto, mi è piaciuta molto, ve la consiglio. Poi, volevo parlarvi di qualcosa di... Allora, vi vorrei parlare di questo, ma vorrei fare un video a parte sull'orzo perché ho provato 4-5 tipologie di orzo in questo inverno e quindi ci terrei a parlarvene in un video specifico. Scusate, era andata in tilt la fotocamera. Quindi se vi fa piacere vi faccio un video specifico sulle tipologie di orzo che ho provato, quali marchi mi sono piaciuti di più. Quindi questo lo metto un attimo in stand-by, anche perché tra l'altro questo non mi è piaciuto tantissimo, non è molto gustoso, quindi in parte vi ho già detto qualcosa. Se vi interessa il video sulle tipologie di orzo che ho provato, fatemelo sapere qua sotto tra i commenti, scusate, non nell'info box. Aiuto. Poi veniamo agli ultimi due prodotti di cui voglio parlare. Allora, sempre della pasta integrale vi mostro questa, che è una pasta integrale che si chiama appunto Radiatori. Questa è sempre della linea integrale della Molisana, come questa erano i fusilli, questi erano i radiatori, questa l'ho tenuta in particolare, questa confezione perché mi è piaciuto tantissimo il formato, radiatori non l'avevo mai visti in nessun altro marchio e mi sono incuriosita e mi sono piaciuti tantissimo. Dovete sapere che diciamo, mi piacciono tantissimo, questa è una piccola stranezza, che mi piacciono tantissimo i formati strani, tipo mi piacciono molto le ruote del cecco, tutte queste cose qua. Quindi se scovate diciamo, delle forme strane di pasta, dei formati particolari, fatemelo sapere sempre nei commenti, che sono sempre curiosa di scovare dei nuovi formati. So che appunto la De Cecco è quella che se ne inventa sempre di più, però non si sa mai, sono sempre curiosa di scoprire un po' di cose nuove. Vi parlo dell'ultimo prodotto di questo mese e poi chiudo perché sta diventando un video lunghissimo. Questa cioccolata che ho provato tantissimi mesi fa, sono sincera, l'ho comprata, mi sembra tipo l'anno scorso in questo periodo circa. Ci ho messo un po' a finirla perché sinceramente non mangio, diciamo, una barretta di cioccolata intera in una volta sola, anche perché questa era molto dolce e al gusto caramello, caramel brownie. Era buonissima, cioè veramente buona, per chi ama il caramello è veramente buonissima e se la ritrovo la prendo sicuramente. Questa l'ho trovata al Penny Market per anche qui un euro qualcosa. Sono quelle
diciamo i gusti un po' particolari, c'è il gusto stracciatella, ce ne sono tantissimi, mi sembra il gusto Oreo, ce ne sono veramente tanti. E a me questo aveva incuriosito perché era il caramello ed era un periodo che mi piaceva tantissimo il caramello e vi dico che è veramente buona. Ovviamente non so quanta qualità abbia il cioccolato perché non è un marchio conosciuto, però tanto detto fra di noi sono delle piccole... dei piccoli sfizi che ci diamo ogni tanto, quindi se mangiamo un quadratino di cioccolato, anche che non è di qualità altissima, penso che non succeda niente, e questo ve lo consiglio. Poi per 1 euro, se siete golosi, provatela assolutamente. A me è piaciuta veramente veramente tanto e quindi ve la consiglio. Mi è durata appunto parecchio, poi dipende quanto uno ne mangia. Cioè, cercavo di tenermela lontana perché se la tenevo con me ovviamente l'avrei finita subito. Ve ne parlo adesso perché appunto è finita al fondo della busta e quindi era già finita l'altra 2 mesi fa quando ho fatto l'altro video, cioè 1 mese fa quando ho fatto l'altro video, però era finita al fondo della busta. Ve la consiglio tantissimo. Niente, detto questo, ho finito di blaterare e di tediarvi. Noi ci vediamo al prossimo video. Se vi piace questa tipologia, mettete tanti mi piace. Se non vi è piaciuto qualcosa o avete qualche diciamo consiglio da darmi, vi aspetto sotto nei commenti. Mi fa sempre piacere confrontarmi con voi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Alla prossima.